Spoiler fra 3, 2, 1. A luglio affronterò il viaggio più impegnativo della mia vita, dall'Italia ad Amsterdam in bicicletta. Lunedì, oggi ho una giornata strapiena di cose da fare. Ero al lavoro fino ad ora, stamattina ho editato, ma non sono riuscito a concludere il video per farlo uscire domani, quindi penso che il weekly vlog questa settimana uscirà di mercoledì invece di martedì, perché a breve dovrò tornare al lavoro. Poi stasera parto di corsa senza ripassare da casa perché ho finalmente la finale del torneo di Magic insieme al mio amico Fabio. Quindi skippiamo direttamente, andiamo direttamente a stasera alla finale. Tanto oggi io starò tutto il giorno a lavorare. Ci siamo. Si decide tutto stasera, Fabio. Siamo pronti. Finalissima. Sogno, Bernardo, di rifare sarebbe il sogno. Sogno sarebbe ritrovarsi in finale io e Fabio e giocarci la finale del torneo così. Finalissima, Fair top play. 8, tre partite, quarti, semifinale, finale. Portiamocela a casa. Sì! A few hours later. Allora, è andata peggio del previsto. Fabio è uscito al primo turno Subito, Madonna. contro un mazzo che per lui è difficilissimo da Yes. giocarci contro. E poi? Che lui ha poi vinto la semifinale, io ho passato i quarti, ho vinto la semifinale, me lo sono beccato in finale e ha fatto il culo al Bene, campione. Quindi almeno diciamo, ci ha fatto il ci culo a ha fatto tutte e il culo, due. la macchina è di qua. Ah, era lì. Sì, Sì, ci ha fatto il siamo culo quello che fusi, ha è vinto l'una. il torneo. Però dai, ci sta, ci sta. Quindi secondo della Lega, sono contento. Martedì, tornata a casa da poco, mi è però arrivato a casa questo pacchettino che voglio spacchettare con voi. So già cosa c'è dentro perché l'ho capito dall'etichetta, ma non me l'aspettavo, perché pensavo ci mettesse molto più tempo a arrivarmi e che mi telefonassero, perché era andato così, ci aveva messo 2 anni a arrivare la prima e mi avevano telefonato prima che mi arrivasse. Questa invece è arrivata in meno di un anno e non mi hanno neanche telefonato. Sto parlando della mia laurea, pergamena di laurea. Fermi un attimo qui. Ecco a voi la mia laurea triennale in scienze motorie, sport e salute, e questa è la mia laurea. Ehi, se non la rovino magari. Mentre questa è la mia pergamena di laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate. Adesso direi che la incornicio come la triennale, perché questa cornice che ha fatto tutta mia mamma è spaziale, secondo me ci sta da Dio, soprattutto rosso con scritta rossa, stemma rosso, bellissima. Quindi incorniciola anche l'altra così e poi me l'attacco al muro e la tengo lì a prendere polvere, perché essenzialmente è un foglio di carta e il foglio di per sé non serve a niente. Però fa un sacco piacere averla ora e vederla, toccarla con mano dopo aver patito per 5 anni per prendersene. Tra una settimana si parte, tra una settimana vado all'Isola d'Elba con Jacopo Semprini. Tralasciando le mutande e i calzini attaccati lì al lato, che si vedono nella ripresa, ho una brutta notizia da darvi. Dovevo partire domani per andare all'Isola d'Elba per fare il ponte del 1º maggio fino a domenica, ma all'Isola d'Elba ha messo pioggia mercoledì, giovedì e venerdì, quindi dovremmo andare là per farci solo 2 giorni di sole e 3 di pioggia, e abbiamo deciso di non andare. È saltato completamente tutto il viaggio, tutti i progetti video che c'erano in mente, erano tanti, erano buoni e servivano per il canale. Girano un po' le scatole, ma non ci si può fare niente. Cause di forza maggiore, perché è inutile andare là e beccarsi 3 giorni di pioggia. Tra l'altro, Jacopo e l'altro ragazzo dovevano venire da San Marino, dovevano venire là in motorino, in scooter, e con la pioggia diventa veramente improponibile la cosa. Quindi niente, saltato tutto. Che palle. Allora, stasera partita di pallavolo. Questo mercoledì piovoso lo concludiamo con una bella partita di pallavolo. Sfortunatamente io ho ancora male alla gamba per il giro che ho fatto domenica scorsa in bicicletta. Infatti ho saltato l'allenamento di calcio ieri sera e stasera salto la partita. Vengo con i ragazzi in panchina se hanno bisogno, proprio perché sviene metà della squadra, entrerò in campo, ma non penso proprio di entrare, quindi farò qualche video io. E vediamo come va. Perché la ricezione sul soffitto. Guardate, prendo il coraggio. Allora, attenzione, abbiamo vinto. Tra l'altro non sapevo che giocavamo contro i primi in classifica e abbiamo vinto 3-7-1 contro i primi in classifica. Quindi ottimo risultato. Io non ho toccato il campo, come già vi avevo accennato. Devo stare a riposo per l'infiammazione alla gamba, però molto molto bene che abbiamo vinto. E molto molto bene che abbiamo vinto con i primi. Un pochino mi girano il fatto di non aver giocato neanche un minuto.
e stare lì in panchina a guardare giocare gli altri è veramente un patire, però meglio così. Abbiamo vinto, io non ho sforzato la gamba più del dovuto, quindi perfetto così. Giovedì, questo giovedì piovoso, in questo momento non sta piovendo in realtà, ma su a San Marcello da me pioveva veramente tanto. Ho deciso, in compagnia di mia mamma, di fare un po' di compere, quindi ci troviamo da Nencini a Calenzano, che ha questo complesso di 1, 2, 3 e credo ce ne sia un altro, 4 negozi, tutti dedicati allo sport, quello più, quello meno, ma tutti dedicati allo sport. E ci facciamo un sacco di compere adesso. Sono contento perché ci sono un sacco di cose che mi servono, che a tanto tempo io dico che devo venirle a comprare. E ora che sono qui le comprerò tutte insieme. Quindi spenderò un sacco di soldi, ma sarò contento di ogni centesimo speso. Bene, bene. Quindi adesso vi faccio vedere tutti gli oggetti che ho comprato, con annesso il loro prezzo. Meno costoso, un paio di calzini dell'amico, extra dry, apposta per cammini, trekking, corse. Io con questi ci farò di tutto. 16,90€. Per niente poco per un paio di calzini, ma considerando ci faccio tutte queste cose, ne valgono la spesa. Poi, per i prossimi due oggetti, prima devo spiegarvi una cosa. Allora, questo paio di sauponi mi hanno accompagnato per non so neanch'io quanti chilometri. Più chilometri probabilmente di quanti ne ho fatti con la mia macchina. E sono arrivate a fine. Qua hanno la tela tutta bucata, qui davanti la plastica è completamente consumata. La suola qua dietro completamente piatta, qui pure. La destra è pure bucata, cioè si arriva alla tela della scarpa, alla soletta. Hanno fatto il loro corso. Quindi mi sono comprato due nuove paia di scarpe. Un paio di scarpe da pallavolo, perché fino ad ora io usavo queste da trekking, mentre queste sono a posto. Quindi adesso dovrei scivolare meno e in più ho un paio di scarpe effettive per la pallavolo. Spesa di 63,75€. E più mi sono comprato questo paio di scarpe da 127€ per tutte le altre attività che vi ho nominato prima. Queste qui della scarpa, molto comode. Queste saranno le nuove scarpe da battaglia e prenderanno il posto delle vecchie sauponi. Per ultimo, ma non meno importante, mi sono comprato finalmente un nuovo sacco a pelo, perché quello che utilizzavo io reggeva fino a 15 gradi. Sotto 15 gradi avevo freddo e vi posso assicurare che durante la Via degli Dei c'è stata una notte in cui c'erano 5 gradi e io con il giacchetto e vestito, non col pigiama ma con tutta la roba che potevo mettermi addosso, tremavo dal freddo e non ho dormito. Quindi mi sono comprato questo sacco a pelo della Ferrino che regge fino a meno 3 gradi. È venuto a costare la bellezza di 132€. E adesso l'ultimo oggetto, quello più costoso di tutti, i miei nuovi sci. Perché chiaramente finché ero piccolo e crescevo, mia mamma mi ha comprato sì qualche paio di sci, ma poi andavamo spesso a noleggio, perché crescendo non conviene comprarsi di sci. Adesso che non devo più crescere, ho comprato questo paio di Head Super Shape, consigliati da un mio amico che ha il noleggio di sci. Me li ha venduti lui a 350€, sono usati chiaramente, non sono nuovi, dovrebbero aver fatto soltanto una stagione invernale, quella di quest'anno, che tra l'altro c'è stata poca neve, quindi dovrebbero aver sciato veramente poco. Detto questo, ora mi sistemo tutte le mie cosine e noi ci vediamo direttamente domani. Aspetta, 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 mi sono dimenticato l'ultima cosa che ho comprato. Un attimo. Ta-da! Nuovi occhiali da bicicletta, spesa 55€. Ora, io ero abituato a quelli vecchi che erano tipo grossi la metà, infatti mi fanno molto strano vedermeli addosso, mi fa molto strano avere così tanta faccia coperta, ma mi hanno detto che ora li fanno solo così grandi, cioè piccini non li fanno quasi più. E in più questi li posso utilizzare anche a sciare, perché io non ho una maschera da sci, effettivamente li posso utilizzare anche lì. Quindi ecco i miei nuovi occhiali da bicicletta. Top! Occhiali super veloci. Venerdì. Tanto per farvi capire, sto lavorando sul video dei Monti Sibillini. Voglio farlo veramente bene, quindi lo sto curando nei minimi dettagli. E per fare una ripresa che dura 2 secondi, ma veramente 2 secondi, che nessuno apprezzerà. Guardate che abbriccico. Una palla gommosa che regge il treppiedi grosso attaccato al treppiedi piccino, tenuto su da questa penna messa in mezzo ai due treppiedi. Qui ci stava attaccato il telefono che faceva una ripresa di questa mappettina dove vediamo le tappe che faremo per poi andare ad Amsterdam a luglio. Tutto questo per una clippettina che dura davvero 2 secondi. E troverete nel video dei Sibillini. Mi piacciono ste cazzate, eh? Mi piace fare queste ripresine nel dettaglio. Ora spero sia venuta bene, se no dovrò cambiare completamente idea. Anche perché era one shot, cioè potevo provarla una volta sola. Poi i segni della penna chiaramente sulla mappa rimangono. Vediamo!
Ormai il sabato è un classico, riprendere under prima della partita. 2 hours later. Allora, parliamo velocemente di come è andata la partita di calcio. Abbiamo perso 1-0 e io pensavo di non giocare neanche, per stare completamente a riposo con la gamba. In realtà dopo il 20-30esimo del primo tempo mi è toccato entrare in campo e giocare tutto il resto della partita, perché eravamo contatissimi in squadra e un mio compagno si è slogato la spalla durante la partita, quindi sono dovuto entrare al posto suo. Comunque non ho peggiorato la situazione al ginocchio, fortunatamente, anzi probabilmente l'ho peggiorata, nel senso che mi ci vorranno 2 giorni in più di riposo rispetto a quelli programmati, però ecco, non è successo niente di più grave di quello. E niente, abbiamo perso 1-0 in modo non meritato. Io ho anche sbagliato una bella occasione per pareggiare la partita, però è andata così. Ecco, ora tiriamoci sul morale, che stasera mi viene a trovare a casa un amico che avete già visto più di una volta sul canale. E in questo sabato sera, guarda chi è venuto a trovarmi. Buonasera. Mi dico Fabio e Fabio. E passeremo il sabato sera a giocare a Magic. Come dei veri nerd. Questa domenica è iniziata con qualche piccolo lavoretto in giardino. Ho aiutato mia mamma a piantare una piantina. Ho sistemato un po' di legna qui, controllato se il frullino andava, perché domani dovrò fare l'erba in tutto il giardino. Ma questo lo vedrete nel prossimo Wikivlog, perché è un problema del Bernardo di domani. Adesso terminiamo il video andando a rispondere ai commenti di settimana scorsa. Eccoli qua, 3 commenti. Luigi, ciao, anche dalle mie parti Cuneo ha fatto brutto e freddo, hai sempre le bellissime felpe e poi secondo me hai una dose di umanità e umiltà non comune per chi fa video pubblici. Continua così. Grazie mille Luigi, grazie per i commenti positivi. Credo che per le felpe belle tu ti riferisca a questo giacchettino tecnico che avevo addosso. Comunque mi fa molto piacere che ti piaccia. Elisa Vannini, ma come fai a fare così tanto sport? Dove la trovi la motivazione? Guarda Elisa, in realtà io la motivazione non la devo trovare. Cioè, ce l'ho di già. Non è che devo trovare la voglia o la motivazione di fare sport. Anzi, dei due a me fa piacere. Cioè, mi rende felice. Se stessi invece a casa a non fare niente, mi darebbe più fastidio. Cioè, io non riesco a stare fermo a casa a non fare niente, capito? Però, come vedi, poi il mio corpo mi manda i conti da pagare. Perché poi, dopo 2 mesi che faccio sport tutti i giorni, mi inizia a far male una gamba e devo stare una settimanina fermo per recuperare. Però, ecco, la motivazione ce l'ho dentro. E infine, Andrea Petrolini, ho messo dislike. È il mio compagno di squadra che riprendo sempre tutti i sabati. E l'ho preso in giro anche nel video di sabato scorso perché ha sbagliato un gol. E vabbè, ormai lo scherzo è questo. Dai Andre, sabato prossimo abbiamo l'ultima partita di campionato e poi non ci saranno più prese in giro. Vedi di non sbagliare gol anche sabato. Bene, questo video è terminato. Io vi ringrazio per averlo visto. Se volete vi rispondo a qualsiasi domanda o commento, scrivetelo qui sotto. E noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Ciao ragazzi.